Intanto mi volevo scusare per il ritardo, perché come diceva prima l'ultimo relatore, non solo producono meno posti di lavoro l'economia legata al carbone, ma ti procura anche un sacco di casini. Io purtroppo il mio ritardo era legato a vicende che sono purtroppo anche sui giornali, dall'APAC a Metro C. Però ci tenevo a essere presente qui per l'importanza del tema, perché è giusto dare il riconoscimento a chi si è impegnato in un'attività che può sembrare, visti i numeri, anche visionaria, nel senso che poi investire e fare una scelta formativa e professionale su un settore nuovo è sempre un rischio. Ma anche per darvi delle informazioni, innanzitutto vi confrontate con un livello politico giovane, nel senso che per Claudio, ma anche per Francesco Maran a Milano, è una generazione di amministratori pubblici che si occupano di trasporto e di mobilità che è per generazione, io non mi ci metto tra di loro perché sono più vecchio di loro, però per generazione è sensibile a questo tipo di sviluppo. E rispetto ai dati che lei ricordava prima, cioè il 7% di penetrazione di quella tipologia di vetture, è evidente che molto può fare la politica e molto è connesso alle responsabilità che saranno complesse da assumere da parte della politica per incentivare quel cambio di modalità e quella propensione alla sostenibilità che oramai è necessaria. Tenuto conto che il 40% delle emissioni, il 70% del CO2 e il 40% delle altre emissioni deriva dal traffico urbano. Noi su Roma cosa faremo? Noi andremo ad approvare a gennaio 2014 il nuovo piano generale del traffico. Il nuovo piano generale del traffico vedrà tutta la città di Roma ripartita in 6 zone. E noi sostanzialmente indicheremo alla città che da qui a 5 anni, soprattutto dalla zona 1, non si potrà accedere se non con i veicoli Euro 5 e con tutti gli altri sistemi di alimentazione alternativa, per poi arrivare da qui a 10 anni per avere emissioni zero nella zona 1. Questo ovviamente proprio per il ruolo che ci viene attribuito, perché Torino ha deciso a un certo punto di non far più essere capitale d'Italia e ci ha passato sto guai a noi a Roma, noi faremo a questo punto da traino rispetto al resto d'Italia e quindi speriamo che anche le altre amministrazioni, sicuramente tutte le aree metropolitane, adotteranno modelli di limitazione del traffico analoghi a quello che stiamo adottando noi e che adotteremo nei prossimi mesi.